una volta chiusa. Non l'ho pulita dall'ultima uscita. Un bel po' che non faccio video, ma non sono uno youtuber, non mi tengo uno youtuber. Pubblico quando c'ho qualcosa da dire, qualcosa di interessante. La catena c'ha più di 30.000 km, l'ho tirata parecchio, 35.000 km. C'è un problema molto strano che adesso facciamo vedere: un consumo anomalo. E stavolta mi piace. Allora, buonasera. Che terribile. Quella io l'ho fatta io, è colpa mia. Che cosa? L'hai là dietro. Questa volta mi piacerebbe avere, sapere sotto nei commenti se qualcuno ha avuto lo stesso tipo di consumo anomalo della catena, perché io è la prima volta che lo vedo, sto consumo così strano, che adesso ti faccio vedere, Elisa. Qui la catena è lenta, decisamente, quindi io dovrei intervenire qui e sistemare il registro per evitare questa situazione lenta. Ma se io giro la ruota, arriva a questo punto dove la catena è troppo tirata. Poi se vado avanti, tira ancora leggermente di più, poi vado avanti, comincia di nuovo a mollare. Questo mi impedisce di fare di mettere nella giusta tensione la catena, perché o sistemo qui dove è lenta, ma poi nel punto dove va in tensione è esageratamente tirata, rischio di far danni. La prima cosa che ho pensato è che fosse fuori centro la corona qui dietro, perché se questa è montata un po' spostata indietro, gira, quando gira da questo lato si allenta e così si indurisce. Però così non è, perché se questo è il punto di maggiore tensione, io mi aspetterei che quando questo punto viene qui la catena si allenta, ma come torna qui, la catena dovrebbe tornare ad essere così rigida, che vorrebbe dire che la corona è montata male. Però se io vado avanti, adesso è la massima lentezza, ma se quel punto torna lì, è ancora lenta la catena. Quindi il problema non è della corona, tantomeno del pignone, che è ancora più piccolo. È come se la catena stessa, una parte non si fosse consumata, fosse rimasta, e io è la prima volta in vita mia che vedo un consumo così strano. Presa una mesata va e solo oggi riesco a trovare il tempo di fare il lavoro. Sembra una scena del Signore degli Anelli. Oh. Quando forgiano le cose. Oh, una faccina felice, ecco, distorta. È una faccina. Gli occhi ti lavo con. Gli hai cercato gli occhi! Vediamo. Ah, ho fatto una cazzata. Ma va? Che hai fatto? Ho allentato sto dato prima di togliere la catena. Mamma mia. Facciamo il discorso contrario, ti faccio capire. Vedi, questo qua gira vuoto. Però se io devo svitare sto dato, come faccio? Se questo gira? L'unico modo che ho è mettere la marcia, mettere la prima, e questo qua adesso non gira più perché fa blocco unico col motore. Però a volte non basta. Questo dato qui a volte si stringe, si serra col tempo, per cui serve che la catena sia montata e frenando con il freno dietro, la catena aiuta a tenere fermo questo. E quindi si fa molta più forza qui, però ho sbagliato la sequenza con cui. Un problema, eccolo qua. Oh! Vieni qui. Sono qui. Questo è lento. È una cosa molto grave. Ecco perché sta catena si è rovinata. Vabbè, è andata bene. Questa cosa è grave. Sai che forse ho capito? Sarebbe. Che questa rondella non è piana, ma è leggermente conica. Vuol dire che se la metti in un verso, così, se io avvito, essendo qua, ecco qua, vedi, si muove.
quando l'ho cambiato la catena 30.000 km fa, ho fatto una cazzata e non me ne ero accorto. Hai capito perché? Mm-hmm. Che così è svasata verso fuori, mentre invece se la metti così, pressa, capito? A non sottovalutare la posizione di quella rondella. Io mi ricordo che quando ho montato quella vite lì, c'è il video sul canale, io stavo al telefono col cerotto che mi chiedeva proprio come andava montata quella cosa. Io per parlare al telefono, fare una cosa e un'altra, in quel momento mi sono distratto e ho sbagliato a montarla. E quindi si è consumata male. Questa è quella nuova. La nuova di questa? Qui a volte si forma la ruggine e questo qua rischia di rimanere bloccato là. Quindi io in genere metto sempre un filo, forse pure troppo adesso, un filo di grasso. Sembra salsa. Metto questo nuovo. Bel rumore due volte. Poi ti spiego quello che cos'è. Ma come? Identica, stesso numero di denti. Ma questi bei cosi qua, cosa sono? Allora, adesso vi faccio vedere. Tipo dei cuscinetti. Sì, esatto, questi qui andrebbero pure cambiati perché sono ridotti un po' male. Perché questi qua si vanno ad infilare qui in questi spazi. Uh-huh. E questo grande, uh-huh, è del senso di rotazione della moto, perché quando questa sta montata qui, la catena sta qui, quando io accelero questo gira così e spinge proprio verso sto gommino. Serve per ammortizzare gli innesti di marcia, le accelerate, per non far arrivare al colpo secco. Diciamo ferro su ferro, ammortizza un po', evita stress inutili. Significa che ingrasso un po' qua per facilitare l'accoppiamento. C'è il ciccio qua che però... Vedi? Il magheggio funziona sempre. Lo ricordi ABS? Effi! C'è ancora il disegno sulla lavagna! Cos'è questa cosa che stai facendo? Questo? Mano a mano che la catena si consuma, bisogna intervenire su questi registri per allontanare la ruota da lì e fare la giusta tensione sulla catena. Dato che la catena è nuova adesso, bisogna rifare da zero questi. Okay. Adesso, aspetta, azzeriamo pure il freno, se non ti passo. Ho aperto la pinza del freno per far uscire ed entrare il disco. Se adesso io freno, non dovrebbe quasi frenare. Infatti, vedi? So giù e non frena, che sto rifacendo riscendere l'olio dentro la pinza. Ecco, si sta avvicinando. Ecco, e adesso frena. Perché io allargando la pinza ho fatto tornare indietro l'olio qui dentro al serbatoio. Capito? Senti come raschia. Oddio. Senti come raschia. Questa è la falsa maglia da chiudere. Importantissima. Adesso confrontiamo quella nuova vicino a quella vecchia. Secondo te che cosa ci sarà di diverso? Non ne ho la più pallida idea. Avvicinati qua. La catena vecchia è questo di quanto si è allungata, quasi un centimetro. Si è consumata, i perni dentro si sono consumati e si è allungata leggermente. Per questo bisogna intervenire su quei registri che vedevi dietro per allontanare la ruota dietro e fare in modo che la catena resti in tensione, quella giusta. Mm-hmm. Qui iniziano i perni allo stesso punto, se andiamo avanti, ecco, guarda qui già sono disallineati.
capito? Anche su ogni singolo perno della catena vecchia, anche un centesimo di millimetro che si consuma, però moltiplicato per tutti i perni, si sommano e fanno un centimetro di allungamento. Da mettere e gli o-ring. I che? O-ring si chiamano. Ma e sarebbero? Ti faccio vedere adesso. Ci sono questi due che vanno qua e due che fanno, diciamo, la tenuta per il grasso che io adesso devo andare ad aggiungere. Qui. Poi però va fatta la chiusura di quello, che adesso ti faccio vedere anche quella. Mettiamo sopra, succedo quello fermo, poi questo va sotto. Stringendo questo io accoppio la parte esterna che prima accadeva sempre. Misuriamo se sono scese allo stesso livello, 5 e 3, e mezzo. Vedi, questo qui c'è la punta così? Questo si va adesso a mettere qui, questo perno, io lo stringo e questa punta qui allarga e fa in modo che, capito, quel perno lì si allarga e quella maglia non esce più fuori, quella dorata, perché se fai troppo fai lo spacchi invece di... Man mano che io agisco sul registro, vedi, la catena si tira e arriva alla giusta tensione. Arriva un po'. Deve, ecco, deve quasi toccare. Quindi adesso prendiamo questa misura e la riportiamo anche di là. E ho sbagliato a montare là. Quindi si è consumata là. Me la so cercata. Ciao. Ciao.